Bene, cari amici, buona domenica, siamo giunti alla trentunesima domenica del tempo ordinario, e vedete ci troviamo qui nella campagna del nostro carissimo amico Mimmo Lippolis, che di Polignano ci fa un olio buonissimo. E ci troviamo su questo albero di ulivo perché il Vangelo, tratto dal diciannovesimo capitolo dell'Evangelo di Luca, ci narra di questo personaggio che conosciamo un po' tutti quanti: Zaccheo, il suo nome in ebraico significa addirittura il puro. Cosa succede? Zaccheo, come ascolteremo nel Vangelo, ci dà anche una descrizione, eh, diciamo, uh, del suo lavoro, San Luca ci dice che era il capo dei pubblicani, architelones, un um, sostantivo unico in tutta la Bibbia, non esiste. Noi potremmo tradurre, diciamo, il capo dei collettori, il capo di coloro che in un certo senso uh, raccolgono le tasse. Uh, un ladro fondamentalmente era un pubblicano, il capo dei pubblicani, uno che sottraeva soldi e danaro ai più poveri e in un certo senso potremmo anche tradurlo con un, un dispregiativo addirittura un arciladro, quindi immaginate quest'uomo, solo che cercava di vedere chi era Gesù. Il verbo greco è Eido, cioè era proprio affamato, voleva proprio vedere chi fosse questo Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla. Perché, dice il Vangelo, era piccolo di statura. Sì, era praticamente un bassotto. E allora corsi avanti per uscire a vederlo e salì su un sicomoro, ecco perché noi siamo sull'albero di ulivo, visto che sicomori da queste parti non se ne trovano. Salì su un albero perché voleva vedere Gesù. Quest'uomo era basso, era un peccatore, era corto non soltanto fisicamente, ma anche moralmente. Difatti, chi lo incontrava forse lo disprezzava anche, gli diceva Ma guarda quanto è basso quello, ma guarda quanto è infimo quell'uomo! Quindi questa statura bassa era anche la sua bassezza, bassezza, possiamo dire, psicologica, naturale, spirituale, fisica. E mentre passa da quelle parti, giunge in quel luogo, si dice che Gesù alzò lo sguardo, bellissimo il verbo anablepo, alzò gli occhi, alzò lo sguardo verso l'alto. Immaginate che bello, no? Questo uomo sale di corsa in fretta su quest'albero perché vuole vedere Gesù e lo sguardo di Gesù viene ad anticipare il suo stesso sguardo, cioè lo guarda non dall'alto verso il basso, ma lo guarda alzando gli occhi perché è lui che anticipa il nostro sguardo, è lui che anticipa la nostra ricerca, lui ha fame di vedere Gesù, ma in realtà è Gesù proprio che vuole vederlo. E mentre su quell'albero gli dice, Zaccheo, scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Zaccheo, ma chi lo conosceva? <ride> non si erano nemmeno conosciuti, non avevano nemmeno avuto il modo di potersi conoscere. Lo chiama per nome, sì, perché Gesù ci conosce. Anche se noi non ci siamo presentati, anche se non abbiamo fatto i preliminari, anche se non siamo uomini e donne di preghiera, Gesù ci conosce e sente la nostra fame di volerlo incontrare. Ecco perché il suo affetto anticipa sempre la nostra fede, la nostra ricerca. E dice Gesù: Scendi, vedete il suo sguardo si innalza. Dice Zaccheo: Scendi subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua. Scese in fretta, catabaino, vedete, Anablepo catabaino, cioè scende subito immediatamente dall'albero si precipita giù. Immaginate Gesù l'aveva detto in un invito strabiliante, oggi devo fermarmi, il verbo greco più bello, devo alloggiare a casa sua. Voglio dire, questo è l'oggi della salvezza, l'oggi della pienezza che nel Vangelo di Luca Tanto spesso abbiamo ascoltato no? oggi devo fermarmi a casa tua tanto che Zaccheo addirittura si precipita. A questa ascesa degli occhi di Gesù corrisponde questa discesa fisica, morale e spirituale di, di, di Zaccheo. Tanto che vedendo ciò, tutti mormorarono e dissero: È entrato in casa di un peccatore. Sì. Perché nell'Antico Testamento, nell'Antico Israele, praticamente il banchetto era segno del banchetto del cielo, no? Invitare una persona a pranzo significava già pensare al banchetto escatologico, quello del cielo. Allora come fa? Cioè il peccatore è escluso dal cielo? Invece Gesù no. Entra a casa e in un certo senso siede alla stessa tavola del peccatore, come a dire che anche i peccatori hanno un posto in cielo. E lo accolse pieno di gioia, vedete la gioia di questo peccatore che non rinnega le sue origini, sa che è un peccatore, sa che ha sbagliato, ma accoglie Gesù pieno di gioia. Questa accoglienza non è un'accoglienza sterile, tanto che cambia la sua stessa vita e dice: Guarda Gesù, oggi che cosa faccio? Io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e se ho rubato a qualcuno, addirittura restituisco quattro volte. Oggi per questa casa è venuta la salvezza e così si conclude il Vangelo. Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare chi era perduto. Quindi si può sbagliare nella vita. Certo, possiamo anche peccare come il pubblicano che era un ladro garantito, era un arciladro, ma allo stesso tempo Gesù sale sulla scala dell'albero della sua vita, della sua misericordia e ci guarda prima ancora che il nostro sguardo guardi Lui. Bello questo. La ricerca del peccatore è la ricerca della felicità. Sì, questo è Zaccheo, è un uomo che in tutta la sua vita ha cercato la felicità, ha cercato dappertutto, nella sua escalation sociale, ha cercato di rubare, ha cercato di farsi tanti soldi, ha pensato che nei soldi e nelle proprietà ci fosse la sua felicità, non l'ha mai trovata. Poi un giorno ha sentito parlare di Gesù. E quando il suo sguardo ha incontrato lo sguardo di Gesù, la sua vita è cambiata totalmente. Ha restituito tutto e ha capito che per essere felici basta solo Gesù. È salito su quell'albero per tentare di incontrarlo, ma l'amore di Dio era ancora più alto di quell'albero che già conosceva il suo nome. Buona domenica a tutti.